Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati all'appuntamento con Di Prima Mattina, la rassegna stampa di Superge nella prima parte della nostra trasmissione, poi nella seconda parte il consueto talk con l'ospite della mattinata e quest'oggi sarà con noi Alfonso Di Sabatino Martina, il consigliere comunale, assessore in pectore di fatto, anche se poi ieri in consiglio comunale, ieri nella question time non è arrivata l'ufficializzazione da parte del sindaco di Teramo Maurizio Brucchi a seguito della conferenza stampa dello stesso Dodo di Sabatino, come avrete seguito nei nostri telegiornali, ma di questo parleremo più avanti, anche nel corso della nostra rassegna stampa. Cominciamo subito dalle pagine del centro, la prima pagina del quotidiano d'Abruzzo. Sanità via libera a 91 assunzioni. Questa l'apertura del centro. La ASL di Teramo resta sotto organico di 500 unità. Il famoso concorsone, dunque, ha dato via libera a 91 assunzioni, non nelle 56 previste in un primo tempo. In taglio alto c'è un rimando al governo, l'incontro di Gentiloni, del Premier, con i governatori delle regioni colpite dal sisma e dagli eventi calamitosi, 3 miliardi in 3 anni e zone franche promesse dal Premier. Dunque, taglio centrale dedicato alla notizia dei consumi, la grande frenata, l'Abruzzo tira la cinghia e poi nelle cronache bancarotta, crac Sogesa, inchiesta chiusa con 8 avvisi, dunque inchiesta chiusa sulla crac Sogesa, invece si parla, cioè, di scuole, il post-sisma legato ovviamente alle iscrizioni, in città non c'è un calo degli iscritti, si parla di scuole elementari e scuole medie. E poi la cronaca in taglio basso, traffico di Shabu a Teramo e una potente droga sintetica, arrestato operaio cinese, un'operazione internazionale dunque della polizia che ha colpito anche il teramano. E poi la polemica tutta giugliese tra il sindaco e la società del Real Giulianova, appena promossa in eccellenza. I consumi degli abruzzesi, dunque il primo piano del centro, con la diminuzione della spesa delle famiglie, tagli ad abbigliamento e vacanze. E poi dunque ci sono gli specchietti in cui si parla dei vari prodotti più o meno consumati, zucchero e caffè in cima alla lista per quanto riguarda i generi alimentari. Poi la casa assorbe ovviamente i costi più alti, l'abitazione, i beni e i servizi. Poi si parla di abbigliamento, dove c'è stato il grosso calo, vestiti e scarpe comanda la donna, e poi c'è il budget per quanto riguarda, insomma, i figli con i cellulari in prima linea, la spesa media per settore per chi volesse vedere e leggere. Poi c'è un'intervista all'amministratore delegato di Conad Adriatico, Antonio Di Ferdinando: se non c'è lavoro non c'è ripresa, l'Abruzzo ha bisogno di sviluppo. Nel paniere dei consumi aumentano i cibi pronti e diminuiscono i prodotti per cucinare in casa, dunque parla l'amministratore di Conad. Andiamo avanti, bypassiamo le notizie del nazionale e approdiamo alla pagina abruzzese. Arriviamo al decreto terremoto e maltempo. Il governo dunque apre alle zone franche per le imprese. Il Premier Gentiloni incontra i quattro governatori. D'Alfonso positivo il sostegno alle attività produttive. Dunque, ieri si è parlato dei famosi 3 miliardi che arriveranno cadenzati in 3 anni per le quattro regioni del centro Italia, e poi anche il provvedimento per quanto concerne le zone franche. In un messaggio postato su Facebook, a precisarlo è stato proprio il governatore d'Abruzzo, dunque su Facebook, che sarebbe arrivato questo sostegno alle attività produttive attraverso le zone franche, come si legge nell'articolo del centro. Abruzzo Engineering, ora il progetto di sviluppo, assemblea lavoratori regione. Andiamo avanti, bypassiamo le altre notizie, arriviamo direttamente alla pagina di Teramo, dove c'è l'apertura dedicata alla sanità, la sanità che cambia con le 91 assunzioni che dicevamo, meglio della Fiat, pubblicata la graduatoria
del maxi concorso per operatori sociosanitari. Dovevano entrare in 56 e ne saranno presi di più per sostituire i pensionati. Dunque si concludono dopo un anno le selezioni, per cui sono arrivate 6.322 domande. L'azienda resta comunque sotto organico di circa 500 unità. E poi nel taglio centrale c'è anche una notizia dell'incontro per studenti sulla professione infermieri svoltasi al liceo classico dell'Istituto Superiore Melchiorre Delfico lunedì mattina. Piano per prevenire i suicidi in carcere, firmato l'accordo che prevede più attenzione per i detenuti depressi, aiuto anche dai compagni. Ieri dunque l'intesa tra la direzione del carcere e la ASL di Teramo. E poi inchiesta chiusa, si parla del fallimento Sogesa, sono 8 gli indagati, si tratta degli ex vertici della società e del CIRSU. Per il pubblico ministero avrebbero disconosciuto crediti per circa 3 milioni. Sotto accusa finiscono Ziruolo, De Carolis, Di Pietro e Di Matteo, che presentò l'esposto da cui partirono le prime indagini. Oggi dice massima fiducia nel lavoro dei magistrati. Ieri c'è stata una presentazione di un evento, manifestazione del comune, la domenica dedicata al parco fluviale. Il 2 aprile da mattina a sera, iniziative per grandi e bambini lungo il Bezzola. Ieri la presentazione, nella foto l'assessore Canzio, Roberto Canzio, con il sindaco di Teramo Maurizio Brucchi. Andiamo avanti, e l'altra pagina dedicata al Teramo è dedicata alle scuole. Riapriamo il centro, che ha avuto difficoltà in questo momento ad aprirsi. Vediamo di riaprire la pagina e di tornare, eccola qui, all'effetto terremoto che indirizza le iscrizioni a elementari e medie, con il richiamo appunto in prima pagina di questa inchiesta sulle elementari e sulle medie, con le interviste alle varie presidi, tante richieste per le strutture più moderne, in calo quelle per gli istituti che hanno avuto problemi dopo il sisma. E nel complesso dunque i numeri in città restano stabili, non ci sarà il temuto esodo di alunni verso la costa. Nella foto la preside della Noe Lucidi, Lia Valeri. Dunque in calo le iscrizioni, leggermente in calo alla Noe Lucidi, invece c'è un boom alla scuola elementare San Giuseppe, trasferita appunto nella struttura della ex Molinari. Nell'articolo potete leggere appunto le varie considerazioni delle preside. Articolo a firma di Chiara Di Giovannantonio. Di Dalmazio, canoni d'affitto bassi nei comuni colpiti, una risoluzione presentata proprio dal consigliere di Abruzzo Futuro, Mauro Di Dalmazio, in regione. E poi in taglio basso, energia elettrica e gas, contratti con il trucco, le denunce che arrivano da Robinhood, dall'associazione dei consumatori teramani, clienti beffati con il cambio dei contatori e un artigiano cambia gestore senza saperlo. E arriviamo alla pagina dedicata al consiglio comunale, alla question tra consiglio e modifiche degli assetti. Brucchi, c'è bisogno di una giunta più forte. Nella foto potete vedere la conferenza stampa di Dodori Sabatino di ieri mattina, e poi appunto con Covelli, il nuovo ingresso in consiglio con Di Berardino appunto nella foto, e poi la Provvisiero e Antonini, gli altri due ingressi nuovi nella giunta, anche se il sindaco, come detto in aula, ha rimandato l'annuncio ufficiale, arriverà domani appunto l'annuncio ufficiale dei nuovi assessori, ma difende l'allargamento criticato da molti. La città è in emergenza. Ieri comunque tutti si aspettavano il rimpasto di giunta, soprattutto i giornalisti presenti in assise civica. Non è arrivata, ma poi c'è stata sul finire della question appunto il commento di Brucchi dopo l'interrogazione polemica di Gianluca Pomante, del consigliere Gianluca Pomante, sulla vicenda. E Di Sabatino appunto ieri in conferenza ha parlato appunto di un ritorno perché il terremoto ha cambiato tutto, avrà infatti la delega alla ricostruzione. Senza il sisma non ci sarebbe più questa amministrazione, ma ora bisogna dare una mano. E comunque ieri l'apertura in assise civica
Era in apertura, c'era stato il commosso ricordo per l'ex capogruppo DS Giovannino Pettinaro, scomparso un mese or sono. Commossa cerimonia dunque ieri con la presenza anche della moglie Anna Ferrante e anche dei figli Mauro e Silvia Pettinaro. Un commosso ricordo anche dai consiglieri, appunto, per quanto riguarda la maggioranza, da Silvio Antonini, e poi per la minoranza, per l'opposizione, Gian Guido D'Alberto, che hanno tracciato un ricordo di Giovanni Pettinaro. E nella seduta di ieri si doveva anche nominare il nuovo presidente della Commissione di Garanzia e Controllo, ed è appunto Antonio Filipponi, come anticipato. Dunque Filipponi guiderà la Commissione Controllo, salvi rinfocola la polemica invece sull'ufficio ricostruzione, fracassa, non è ancora attivo. E nella foto appunto il consigliere Filipponi. Andiamo avanti, ecco le nuove droghe che arrivano a Teramo. Gestiva il traffico di Shabu proprio da Teramo un cinese residente a Villa Pavone, arrestato nell'operazione internazionale. L'anfetamina arrivava nascosta nei giocattoli, e a Notaresco nasconde 25 grammi di cocaina, operaio finisce agli arresti domiciliari. Ancora cronaca, intaglio centrale, travolto dalla motozappa, piede amputato, grave infortunio agricolo nelle campagne di Cellino Attanasio, ferito un agricoltore di 74 anni. Ancora giornate fa invece in taglio basso, con il successo per le visite alla torre di Carlo V, ovviamente siamo a Martinsicuro, e approdiamo proprio alla pagina della Val Vibrata. L'apertura è dedicata a Don Ennio, il parroco di Corropoli, che si rivolge alla regione: promesse a vuoto sulla badia. Don Ennio ricorda, aveva garantito la regione appunto 600.000 euro per riparare i danni del terremoto. Si cercano fondi anche per recuperare Sant'Agnese, lesionata dalle scosse del 24 agosto. Nella foto appunto l'abbazia di Corropoli e il parroco Don Ennio di Giovanni. Ruba gioielli in casa di un anziano, arrestato un 19enne. Ancora cronaca di spalla, tentata rapina a un pensionato nella riserva della Sentina. C'è un accenno anche a San Benedetto nel Tronto, al confine appunto con Martinsicuro. Poi abbiamo in taglio basso: turisti, Alba prepara l'accoglienza, lavori e pulizie in corso, ma il ponte in legno non sarà pronto per Pasqua. Tortoreto invece apre la nuova sede del municipio, aperta in anticipo dunque la nuova sede in via Archimede. È stato perfezionato appunto il trasloco di tre uffici. Ancora andiamo avanti, calcio e veleni, la pagina di Giulianova dunque è dedicata allo scontro tra il primo cittadino Francesco Mastromauro e la società, che attacca: promesse disattese, non ci ha mai aiutato davvero e adesso ci fa i complimenti. Dunque l'accusa è di salire sul carro dei vincitori, risponde Mastromauro: accuse surreali, sono ingrati e smemorati perché abbiamo fatto tanto per loro. Di spalla l'addio della consigliera Laura Ciafardoni al centrodestra. Ciafardoni dunque che è pronta a diventare indipendente, lascerebbe i simboli di Forza Italia del nuovo centrodestra e tornerebbe ad un assetto civico. Al suo posto il primo posto dei non eletti nella lista di Forza Italia, dunque entrerebbe Juan Costantini con 142 preferenze. Spaccata notturna al bar di Via Lombardi, si parla di cronaca: i ladri portano via il registratore di cassa ma fuggono senza prendere un sacchetto con 2.000 euro. Poi il caso di Aleabette, ignorata l'ordinanza del questore, siamo sempre a Giulianova perché riaprono l'agenzia di scommesse e a questo punto sono stati denunciati i gestori. La pagina di Roseto: Pineto, Atri e Silvi, via Manzoni resti a senso unico. Siamo a Roseto, affollata l'assemblea dei cittadini al centro Pia Marte, appello lanciato dagli amministratori. E si parla ancora di bilancio, di spalla Tari, la maggioranza a Pavone: hai lasciato un bilancio in rosso, un botta e risposta dunque tra opposizione, ex sindaco e maggioranza sulle questioni del bilancio in questi giorni a Roseto.
dopo la conferenza stampa del sindaco di Girolamo. Ovviamente la Gammer finanzia la potatura delle palme, siamo sempre sul lungomare di Roseto, abuso di alcol, convegno sempre a Roseto, i giovani chiedono aiuto ma i genitori non ci sono. A Silvi, frana, la sinistra va all'attacco, oggi nel consiglio si discute un'interrogazione urgente sul caso appunto. Andiamo avanti, bypassiamo, ci sono diverse pagine dedicate allo speciale turismo, perché scegliere l'Abruzzo, dunque uno speciale sul centro, e approdiamo direttamente alla pagina dedicata allo sport e per l'esattezza alla pagina dedicata al Teramo, alla Lega Pro. Il Teramo si affida alla spinta del Bonolis nella corsa salvezza, nello specchietto appunto la volata salvezza, tutte le partite del Teramo a cominciare dalla prossima, e il Diavolo giocherà 4 delle restanti 7 gare in casa e dovrà sfruttare gli scontri diretti delle rivali, e sabato si giocherà l'affascinante sfida con la San Benedettese, oggi riunione per l'ordine pubblico, dalle decisioni del GOS dipende l'annuncio della giornata biancorossa, ne sapremo di più qualche ora. In Serie D, domenica ad Avezzano, l'Aquila Peluso pronto per il derby in Serie D, girone G. Tra Coppa e Campionato, comunque, oggi c'è il recupero della 22esima giornata in eccellenza abruzzese, il recupero del turno non giocato lo scorso 29 di gennaio, ricordiamo, per maltempo, e poi ci sarà anche il primo round per la finale di Coppa Italia per quanto riguarda appunto il Paterno, che va avanti, e vedremo insomma anche se riuscirà a fare su il primo round di questa finale. Basket a 2, le abruzzesi del girone est, il Roseto, più ci danno per spacciate e più ci carichiamo, la guardia del Roseto è proiettata alla sfida di Iesi dopo la grande vittoria con Fortitudo Bologna. Invece Chieti, Proger, credo nella salvezza ma devi combattere, parla di Cosmo il presidente teatino, deluso dopo la prova di Ancona, dopo la sconfitta appunto con Recanati, l'ala piccoli, d'ora in poi bisogna soltanto lottare. Approdiamo dopo questa notizia alla città, le pagine della città, apriamo il quotidiano della provincia di Teramo con l'apertura dedicata anche al concorsone, chiuso il concorsone delle polemiche, l'ASL di Teramo assume 91 operatori sociosanitari rispetto ai 56 preventivati un anno fa, questa l'apertura. Poi rimandi ovviamente anche le indagini su Sogesa, 8 indagati per bancarotta, la gestione della discarica consortile di Notaresco del CIRSU, poi si parla di bilanci, il blitz in consiglio contro gli aumenti della Tari. E poi foto centrale, ricostruzione, ecco il progetto al parcheggio di San Gabriele, parliamo di un polo scolastico, il primato è di Isola del Gran Sasso. E poi il consiglio comunale, Dodo gioca d'anticipo sulla poltrona, Teramo entra in giunta per qualità e responsabilità. Invece di spalla i rimandi alla cronaca con la casalinga ustionata in cucina a Sant'Egidio è morta, e poi l'arresto a Piano d'Accio per quanto riguarda la droga sintetica nelle bambole importate da Hong Kong, l'operazione appunto contro la droga sintetica Shabu. E poi rimandi al decreto post-sisma e alla critica in corso a Giulianova appunto tra il sindaco e la società del Real Giulianova. In primo piano dunque Gentiloni, 3 miliardi in 3 anni per la ricostruzione, il governo stanzia i primi finanziamenti certi, il premier, in futuro poi arriveranno altri fondi. E di spalla si parla anche di una richiesta appunto dell'ex consigliere regionale Maurizio Acerbo, membro della direzione di Rifondazione Comunista, e Vincenzo Di Nanna, che è il segretario di Amnistia, Giustizia e Libertà Abruzzo. Vincenzo Di Nanna, appunto, la regione deve applicare la legge sulla cannabis terapeutica. Carlo Pace muore per le ferite riportate nell'investimento, l'ex sindaco di Pescara che è stato travolto da una macchina mentre attraversava la strada. Eccola la pagina dedicata alla sanità, al concorsone, grazie al via libera della regione, dunque gli operatori saranno 91 e non 56 come previsto un anno fa, la lista dei vincitori appunto del concorso, i 35 poi assunti in graduatoria.
Andiamo avanti, un piano di prevenzione dei suicidi a Castrogno. Casa Circondariale e ASL di Teramo firmano questa intesa, saranno i detenuti a curarsi appunto dagli altri detenuti più fragili. Un team di supporto, oltre allo screening iniziale, i detenuti saranno seguiti appunto da un'equipe di medici, agenti e personale interno. Ieri l'intesa appunto tra Stefano Liberatore nella foto, direttore del carcere, e il direttore generale dell'ASL di Teramo, Roberto Fagnano. Rimpasto al dunque, Dodo gioca d'anticipo sull'assessorato, conferenza stampa ieri abbiamo detto preventiva, il sindaco però non ufficializza in consiglio ieri pomeriggio, la giunta avverrà domani. Filipponi di spalla, anche la città ci ricorda che va alla guida della commissione, garanzia e controllo. E poi la provocazione interessante di Gianluca Pomante, il consigliere Arancione, sull'allargamento di giunta, dice: meglio un assessorato gratis all'opposizione. Una domenica verde al Parco Fluviale, con iniziativa il Comune lancia l'idea di trasformare l'area in una zona picnic. Tutto questo domenica 2 aprile, giornata mondiale dell'autismo, il centro si tinge di nuovo di blu, sempre domenica 2 aprile. La Team fa le pulizie di Pasqua al laghetto del lungo fiume Vezzola, rimosse le erbacce, pulite le acque dei canneti, rimossi i rifiuti accumulati sul fondo per colpa dei vandali. La notizia della droga sintetica, dell'arresto del cinese da Piano d'Accio, gestiva il traffico internazionale di Shabu, il 25enne arrestato dall'antimafia di Firenze. Lo Shabu, una droga sintetica basata sulla metanfetamina con un effetto eccitante superiore alla cocaina. Affitti selvaggi, ci pensa Mauro di Dalmazio con una risoluzione che chiede canoni concordati e incentivi, una misura per le abitazioni e per i locali commerciali. Si torna a parlare ancora dei problemi di quartiere con la cabina Enel all'ex Adone, una soluzione provvisoria, si parla ovviamente di via Marozzi alla Gammarano con il comitato di quartiere che incalza proprio il comune e l'Enel. Ma la risposta rimane sempre la stessa, appunto con la replica al comitato di quartiere. Sogesa andò per accusare e finì indagato. Questa è l'inchiesta chiusa dalla procura di Teramo sul dissesto della società dei rifiuti. 8 avvisi di garanzia, e finisce dentro anche Angelo Di Matteo in questi avvisi di garanzia. La magistratura ipotizza il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per 5 degli 8 indagati. Andiamo avanti, ricostruzione post terremoto, ecco il progetto di polo scolastico ad Isola del Gran Sasso, con il richiamo in prima pagina, verrà realizzato nella zona dei parcheggi di San Gabriele, corsa contro il tempo per iniziare i lavori, nonostante la firma della convenzione, i tanto attesi MUSP tardano ancora ad arrivare. Questo è anche il rendering del progetto, appunto, del nuovo polo scolastico, e poi la zona dei parcheggi del santuario, appunto, dove dovrebbe sorgere. A Campli nasce l'Associazione Regionale per la Sicurezza nelle Scuole, di carattere apolitico e formata da genitori e cittadini in rappresentanza delle diverse realtà abruzzesi. La pagina della Val Vibrata è dedicata alla cronaca, con l'apertura è dedicata alla cronaca con la casalinga ustionata in cucina, Giovanna Marozzi, 78 anni, che era ricoverata al Sant'Eugenio e purtroppo è morta proprio in ospedale. Si svolgeranno questa mattina alle 11 nella chiesa di Sant'Antonio di Villa Marchesa i funerali. A Martinsicuro invece il commento dell'assessore Massimo Corsi: nessuna modifica del paesaggio con l'approvazione della variante. E poi furto in casa, i carabinieri arrestano uno dei ladri, albanese di Sant'Egidio nasconde il licenziamento per evitare gli arresti domiciliari. Andiamo avanti, andiamo alla pagina di Giulianova, lite istituzionale sulla promozione del Real. La società accusa Mastromauro di essere salito sul carro dei vincitori. Per il sindaco la nota societaria è una misera caduta di stile che non riconosce l'impegno profuso.
E poi proseguono i lavori di adeguamento del centro culturale, sistemata la parte del tetto soggetta ad infiltrazioni, il sistema antincendio. Siamo sempre a Giulianova. E poi la celebrazione con do di battaglia dei PU ospite d'onore alla festa dello splendore. Roseto, blitz in consiglio contro gli aumenti tari, balneatore e commercianti in comune durante l'assise di oggi. Intanto prosegue la polemica sul bilancio, polemica dicevamo tra tutti, è un tutti contro tutti. Silvi invece interrogazione sullo sgombero delle attività commerciali. E poi approdiamo all'altra pagina dedicata a Roseto con le 400 firme contro il doppio senso di marcia. La minoranza raccoglie il malcontento dei residenti, ma ci sono posizioni fredde anche in maggioranza. La scelta, l'amministrazione Pavone aveva limitato il traffico anche per la presenza del centro giovanile Pia Marta. Approdiamo alla pagina dello sport, le Marche nel destino, così il Teramo può farcela. San Benedettese Ancona e tra qualche settimana la Maceratese delineeranno infatti il futuro del diavolo biancorosso. Sono queste le prossime sfide. Sabato pomeriggio però l'incontro con i rossoblù di Sanderra, il mercoledì successivo poi lo scontro con i dorici, dunque con l'Ancona che ricordiamo è ultima in classifica, e poi il 23 aprile con la Rata. Questi tre match saranno dunque il crocevia del Teramo. Petrella recuperato, Golotti sta cercando di recuperare l'esterno d'attacco in vista dell'impegno di sabato sera. E si parla di Teramo a spicchi che ha vinto il derby col Basketball Teramo e si è regalata dunque l'accesso ai playoff con la semifinale contro Airino Termoli, la prima delle tre semifinali, dunque al meglio delle tre, al termine di una sfida molto sentita davanti a 600 spettatori. La squadra di Simone Stirpe dunque c'entra nel quarto posto, approdando appunto alle semifinali con Termoli di domenica. E poi c'è lo spazio CSI, sci Gabbiani, la natura dall'Adriatico al Gran Sasso. Il club sciistico risorge dopo un periodo di appannamento puntando a raggiungere i 100 associati. E dalla pagina della città andiamo a vederci le altre notizie del web velocemente. ML dedica l'apertura al fallimento Sogesa con la richiesta appunto con la richiesta di chiusura, con la procura che chiude l'inchiesta e con gli avvisi di garanzia, dunque 8 indagati per bancarotta. E poi si parla anche del consiglio comunale all'ipogeo, attesa delusa per il Brucchi Quater. Invece su City Rumors le aperture sono diverse, dedicate anche al regionale con la Ryanair che mette in vendita i biglietti a 4,99 con i famosi voli estivi. Il terremoto, si parla del decreto da 3 miliardi per la ricostruzione, la morte di Carlo Pace, la procura apre un'inchiesta. E poi la ASL con le assunzioni, Fagnano che dice meglio della Fiat, dunque l'ASL di Teramo. E poi il fallimento Sogesa con i crediti occultati, indagato anche Di Matteo, dunque sono sempre le stesse aperture. E poi c'è si parla appunto dell'ustionata morta appunto l'anziana di Sant'Egidio, morta al Sant'Eugenio di Roma. Andiamo a vedere, chiudiamo con Prima da noi, che però ha difficoltà a caricarsi. Eccola qui, dove si parla dei laboratori del Gran Sasso. Arrivano le carte del passato, abusivi, inadeguati e pericolosi, così il perito nel 2003. Ed oggi, quando l'eccellenza della ricerca viene calata nel peggior contesto amministrativo e pubblico. E poi si parla anche del terremoto con il ministro che dice: la diga di Campotosto reggerà a scosse di magnitudo 7. Bene, tutto per la nostra rassegna stampa, la prima parte dunque di Prima Mattina. Ci ritroveremo tra qualche istante con l'ospite della mattinata, il consigliere comunale, assessore di fatto in pectore, Alfonso Di Sabatino. Martina, a tra poco.